Tempo di iscrizioni per le scuole e per le università. E quindi anche gli Atenei mettono in campo tutta la loro proverbiale freschezza e simpatia per catturare l'attenzione di coloro che potrebbero popolare campus e aule per gli anni successivi, come succede a Città Studi. Questa giornata è proprio indirizzata agli studenti delle scuole superiori che abbiamo già incontrato nella nostra campagna di orientamento partita nel mese di dicembre-gennaio. Li abbiamo già invitati tutti in questo 8 maggio. Oggi avranno l'occasione di visitare tutto il nostro campus, dalla palazzina universitaria al college, ai campi sportivi. Avranno anche l'occasione di parlare con tutti i docenti relativi ai nostri corsi di laurea con i ragazzi testimoni che stanno facendo proprio questo corso. In più ci sarà la chicca, diciamo, di quest'anno, è questo dibattito tra ex studenti che racconteranno la loro esperienza a Città Studi e le loro prospettive professionali. I corsi hanno un numero ridotto di ragazzi rispetto magari a università più grandi, essendo questa una realtà più piccola, e quindi ci dà la possibilità di avere un rapporto con i professori che è un rapporto un po' più diretto, un rapporto più definirei da liceo, un po' esagerando. Lo scopo di questa giornata è rendere partecipe tutti i ragazzi più piccoli che si devono immettere nel mondo universitario, fargli scoprire quella che è la realtà di Biella, l'Università degli Studi di Torino, il Politecnico e tutto quello che può offrire questo bellissimo campus che è il campus di Città Studi. Noi puntiamo tanto sulla struttura. La struttura nostra è una struttura portata di studente. Io ne sono la testimonianza vivente perché ho fatto il mio percorso qui, 3 anni. Parallelamente ho anche lavorato, quindi sono sempre riuscita a esordire nei miei studi senza rimanere indietro, diciamo, proprio perché qui abbiamo l'opportunità di non perdere di vista quello che è il nostro obiettivo, quindi laurearci. Diverse aule studio, quindi ci sono aule di silenzio, poi ci sono aule di gruppo, e un'altra cosa che non ho detto è il nostro residence, il nostro college. Il punto di forza innanzitutto è la bellezza del posto in cui sorge questo campus, perché sfido a trovarne altri. Il rapporto che c'è tra studenti e insegnanti è un rapporto molto, molto simile a quello che si incontra alle superiori, per cui gli studenti sono seguiti in maniera migliore rispetto a tante altre università italiane in cui ci sono magari 300 persone in un'aula. Qui le classi sono molto più contenute e quindi si ha la possibilità di interagire in maniera migliore rispetto a grandi atenei. Ecco. I college, la struttura, le motivazioni sono sempre le stesse, proprio perché essendo anche competitivi a livello di struttura, di prezzi e proprio di servizi. Noi puntiamo tanto sui servizi della struttura che ci permettono di viziare, diciamo, ogni studente. Ho fatto un giro generale di ciò che appunto questa università offre e c'è stato appunto un impatto abbastanza positivo, vediamo che comunque c'è quello che cerchiamo. Io volevo fare il primo anno ingegneria informatica, sapere un po' piuttosto che fare il primo anno qua piuttosto che farlo a Torino, ma c'erano già venuti dei professori per l'orientamento alla nostra scuola, quindi più o meno un po' di impressione ce l'avevo già, sì. Non so cosa fare nel mio corso di studi futuro e sono venuta a vedere l'Open Day all'università. Se andrò all'università andrò a fare servizi sociali. Soprattutto per il servizio sociale, che mi interessa molto. C'è una buona offerta per quello che appunto ho visto, ho potuto vedere, e può essere un'alternativa valida a quello che Torino offre, anche perché comunque non è a disponibilità di tutti. Iscriversi perché è un posto bellissimo e la qualità dell'istruzione è grande.